Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis dopo una nottata particolare. Nottata particolare perché è finalmente uscito il final trailer di Final Fantasy VII Rebirth, quindi non avremo altri trailer da qui all'uscita. Magari avremo qualche clip, qualche intervista, qualcosa giusto per, diciamo, ormai accompagnare questi ultimi 20 giorni che ormai ci separano appunto dal titolo che probabilmente stiamo aspettando con più impazienza quest'anno e che fortunatamente arriva a inizio 2024. Però effettivamente io ieri non ho fatto live. Non so se effettivamente a qualcuno è passato per la testa o a qualcuno effettivamente possa interessare, ma ho deciso volontariamente di non fare live e, diciamo, di organizzarmi un pochettino il lavoro di questi giorni perché sapevo sarebbe stato abbastanza particolare. Era già stata leakata l'immagine della demo di Final Fantasy VII Rebirth, cosa che però io non ho pubblicato da nessuna parte se non su Discord. Quindi se siete abbonati al canale potete tranquillamente entrare su Discord e avere aggiornamenti in anteprima, notizie in anteprima, video in anteprima e diciamo tutti i vantaggi che ovviamente la sub vi permette di ottenere. Detto ciò, sono arrivate ovviamente delle nuove notizie. Ci sono ovviamente delle notices ufficiali in gioco, ma ci sono anche delle altre notizie che vi riporto io in via, diciamo, ufficiosa, quindi come al solito un po' sotto banco. Partiamo dal fatto che, ho deciso di non fare live ieri sera proprio perché il lavoro che avrei dovuto fare in questi giorni era abbastanza corposo, come analisi del trailer finale. Ovviamente ho scaricato già la demo, quindi la giocheremo stasera in live, quindi se volete e siete curiosi come me finalmente di poter utilizzare Sephiroth come personaggio, diciamo, giocabile tra virgolette, potete ovviamente raggiungermi sul mio canale perché giocheremo la demo praticamente insieme. E ho deciso di non fare live anche perché c'era troppa gente che ieri streamava e che quindi aveva in un modo o nell'altro, non dico la possibilità di rubare il pubblico, perché diciamo è brutto utilizzare questo termine, però capisco anche che ci sono troppe persone che effettivamente si occuperanno o che comunque avranno modo di analizzare e approfondire Final Fantasy VII Rebirth, anche perché vuoi per la fama, vuoi per il fatto che sia il titolo dell'anno, giustamente ci si butteranno tutti quanti capo e collo, senza neanche, diciamo, avere la possibilità di lasciare spazio ai veri fan della saga, che sicuramente potrebbero trattare il tutto con magari più oggettività e anche con più passione. Ma diciamo, il business, il commercio è questo, quindi ce ne faremo una ragione. Io nel mio piccolo vi dico già che comunque tratterò, come ho sempre trattato, tutti i capitoli di Final Fantasy, quindi avrò modo di poterli giocare live, avrò modo di poterli commentare, di poter fare tutto quello che ho sempre fatto, quindi per me non cambia niente, cambia semplicemente il fatto che purtroppo dovrò rapportarmi con i numeri grossi e quindi non sarà facile prendere a gomitato un po' tutti, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Detto ciò, parliamo di Ever Crisis. Ever Crisis ovviamente sta attraversando un altro di quei momenti un po' più calmi, un po' più tranquilli, ma la situazione sta per cambiare perché, come vi ho fatto vedere già praticamente con il video di ieri, sta arrivando il Ranking Dungeon, che dovrebbe per l'appunto essere rilasciato o venerdì o lunedì, da quello che ho capito. È vero che ancora non ci sono notices all'interno del gioco, ma è molto probabile che possano essere introdotte stanotte, in modo tale da avvertirci del fatto che appunto il Ranking Dungeon sarà presente già a partire o da venerdì o addirittura poi da lunedì.
Oggi è il 7, diciamo il Day of 7, quindi ieri sera abbiamo già ricevuto praticamente le 1000 gemme di ricompense presenti all'interno del gioco, ma le notizie di cui dobbiamo andare a parlare, oltre ovviamente al Day of 7, è la prossima collaborazione. Prossima collaborazione che è niente poco di meno con Final Fantasy VII Rebirth. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che appunto Ever Crisis collabora con un altro ramo della sua macro famiglia, chiamiamola così, oppure, ovvero Final Fantasy VII. In Final Fantasy VII Rebirth ovviamente abbiamo delle differenze dal set originale, quindi molto probabilmente andranno a giocare su questo. E come ci dice per l'appunto la notizia, a partire praticamente dal 16 febbraio, alle 3 del mattino del 16 febbraio, quindi praticamente tra una settimana quasi, avremo il crossover con Final Fantasy VII Rebirth. In questo crossover, diciamo, verrà concentrata, cioè questo crossover sarà concentrato sulla sezione di Sephiroth e Cloud, dove praticamente stanno investigando sul reattore di Nibel, quindi il ricordo di Cloud, che tra l'altro è una delle porzioni giocabili nella demo di Final Fantasy VII Rebirth, quindi avremo già modo comunque di poterla giocare e avremo modo di poter vedere cosa effettivamente verrà aggiunto su Ever Crisis. Infatti si vede l'immagine di Sephiroth e Cloud con l'attacco combinato, il Materia Keeper, che giustamente sarà probabilmente il boss che andremo ad affrontare in questo evento, che tra l'altro Materia Keeper che possiede comunque, a meno nel gioco originale possedeva l'attacco Train, quindi attacco di tipo tuono, però se non ricordo male era debole forse al fuoco. Dovrei un attimo ricordarmi bene questa cosa. Comunque, spero che non sia appunto un'altra sezione di armi non elementali, crossover, che sicuramente potrebbe dare fastidio, però armi crossover con Sephiroth protagonista, a me sinceramente un po' di ansietta inizia a salire. Quindi chissà, vedremo. Successivamente saranno anche aggiunti delle armi limited e anche degli equipaggiamenti, quindi delle skin che avremo per un periodo limitato di tempo, e ovviamente varie campagne sono praticamente presenti, saranno anzi presenti all'interno del gioco, quindi arriveranno altre notizie, arriveranno altri dettagli che sicuramente vi darò appena avrò possibilità di scoprire qualcosa in più. E quindi Day of 7 per le 1000 gemme e la collaborazione con Rebirth. Vi ricordo che la demo di Rebirth è già disponibile sul PlayStation Store, quindi potete scaricarla e potete giocarla tranquillamente. Ma un'altra cosa che ovviamente voglio dirvi è che non so se avevate già visto è anche la nuova anticipazione del capitolo 6 della sezione First Soldier. Quindi è molto probabile che a fine mese, visto che comunque a metà del mese avremo la collaborazione con Final Fantasy VII Rebirth, è molto probabile che a fine mese invece avremo il nuovo capitolo, ovvero il capitolo numero 6 di The First Soldier. Quindi non so come ovviamente vorranno strutturare la cosa, non so neanche se questo sarà effettivamente l'ultimo capitolo del filone First Soldier, perché come potete notare abbiamo una sorta di distruzione tutto attorno lì, la zona dove appunto ci troviamo in questo momento con Young Sephiroth e tutti i personaggi di First Soldier, e poi questo, diciamo questo stairface tra Sephiroth e Glenn, che potrebbe dire tutto e potrebbe dire niente, perché come potete notare la situazione è un po' particolare. E poi ovviamente Lucy e Matt, che sono messi diciamo in disparte, perché comunque penso che qua andremo a concentrarci tanto su quello che abbiamo visto nei vari trailer, con Sephiroth che deve prendere una decisione, Glenn che invece è disposto a proteggere Rose, e quindi abbiamo questa sorta di dualismo, no? Tra i due personaggi, uno che vuole essere buono, l'altro che invece inizia piano piano a
incattivirsi e quindi diventare un po' più spietato, quindi chissà effettivamente che cosa si riuscirà a vedere all'interno di questo capitolo, però era comunque la notizia che ci tenevo a dare. Quindi il calendario che fondamentalmente vedremo da qui a fine mese è già praticamente completo, perché abbiamo l'evento di San Valentino che ancora continuerà ad essere attivo per un'altra settimana circa. Successivamente avremo il crossover con Final Fantasy VII Rebirth e poi fine mese con il nuovo capitolo, senza considerare il fatto che avremo anche il Ranking Dungeon inserito da qualche parte in questa o la prossima settimana, quindi o venerdì o lunedì. Bisogna ora vedere effettivamente quando faranno uscire la notizia ufficialmente. Detto ciò, non c'è altro che devo dire, quindi vi ringrazio al solito per aver guardato il video, vi rinnovo l'appuntamento per stasera, sempre al solito alle ore 21, per giocare insieme e guardare finalmente la demo di Final Fantasy VII Rebirth, e niente, spero che come sempre il video vi sia stato utile, e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!